Salve a tutti, bentornati nel mio canale. Il DHT, cos'è questa molecola? Il DHT è una molecola non tanto amica dell'urologo perché è quella molecola che induce l'ipertrofia prostatica e non è neanche amica del tricologo perché è quella molecola che induce la perdita del capello, l'alopecia. Vediamola quindi come un nemico assoluto? Assolutamente no. Innanzitutto cos'è? È un derivato del testosterone. Noi abbiamo il testosterone che è un ormone maschile per eccellenza che viene metabolizzato da alcune molecole, le 5 alfa reduttasi, che riducono, trasformano il testosterone in DHT, diidrossitestosterone. Come dicevo, per l'urologo è un piccolo nemico perché è proprio la molecola che tende a colpire, ha come target anche la ghiandola prostatica, tant'è vero che nel trattamento dell'ipertrofia prostatica usiamo spesso degli inibitori di questo enzima che trasforma il testosterone in DHT, quindi blocchiamo le 5 alfa reduttasi con farmaci molecole che tutti conoscete come la finasteride, dutasteride o in maniera naturale meno aggressiva la selenoa repens. Detto ciò, dobbiamo invece anche enfatizzare il ruolo del DHT, tutto ciò che è nel nostro organismo e che la natura ci ha dato ha un suo compito. Il DHT agisce a livello più forse cerebrale e quindi è un ormone responsabile di quell'azione euforizzante che dà il testosterone. Il testosterone ci rende motivati, più attenti, aumenta le nostre capacità di tipo psicocognitivo, tant'è vero che l'uomo che inizia ad avere un deficit di testosterone manifesta stanchezza psichica, stanchezza fisica, calo della libido, scarsa motivazione. Ecco, l'esatto contrario è quello che ci dà il DHT, quindi una molecola, chiamiamola scherzosamente, motivazionale che deve essere presente e che è rappresentata a livello della mia professione, dell'andrologia, un suo calo è rappresentato proprio talvolta da un calo del desiderio, da un calo della libido e quindi di conseguenza anche da un calo della risposta erettile che, come sappiamo, quest'ultima vede partecipare influenze ormonali, vascolari, metaboliche, psicogene, quindi non dobbiamo mai catalogare solamente una causa nella disfunzione erettile, ma sicuramente nel desiderio e nella libido l'azione del DHT è importante. Ognuno di noi ha la sua risposta alle molecole, è un fatto recettoriale, ecco le classiche sindromi da finasteride. Alcune persone raramente, usando la finasteride per il trattamento della caduta dei capelli, riferisce un calo del desiderio, dell'erezione, una sorta di pseudodepressione. Probabilmente l'azione della finasteride ha bloccato la trasformazione di DHT e in queste persone predisposte si viene a creare quindi un danno da calo di questo ormone che quindi ha la sua azione. Quindi ricordiamocelo, esiste, non è amico, dico scherzosamente, dell'urologo, non è amico del tricologo, ma è una molecola importante che dobbiamo considerare ogni qualvolta il nostro stato d'animo e la nostra spinta sessuale tende a calare. È un derivato del testosterone. Dopo il testosterone, nella scala gerarchica abbiamo il DHT. Con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci sentiamo in un prossimo video.